Sono sempre più i ristoranti, anche fuori Fano, che aderiscono al Fuori Brodetto, l'iniziativa della Confesercenti, strettamente collegata al Brodetto Fest, che quest'anno si è svolta nel mese di giugno. Quest'anno sono 32, di cui 6 di Pesaro, 1 di Marotta e 1 dei Colli al Metauro, i ristoranti partecipanti. Ognuno è contraddistinto dal logo della manifestazione, che assicura il cliente della qualità del piatto, del rispetto della tradizione e dell'applicazione di un prezzo calmierato. L'iniziativa si svolgerà dal 6 al 19 novembre. A presentarla al Galeone di Fano sono stati i vertici della Confesercenti, dal presidente Adolfo Ciuccoli al vicepresidente Stefano Mirisola al direttore Matteo Radichi. Era con loro anche il componente della giunta camerale Tommaso Di Sante, il presidente della BCC di Fano Romualdo Rondina, esperti gastronomi e imprenditori. In abbinamento al Fuori Brodetto, le iniziative di Fano Gastronomica, organizzate dall'assessorato al turismo, tra cui non mancherà la gara tra i ristoratori, culminante in una serata speciale durante la quale il brodetto sarà giudicato da una giuria popolare e da una giuria tecnica. Per noi era importante pubblicizzarlo e sponsorizzarlo in un momento di basso stagione, quindi destagionalizzare il prodotto e proporlo appunto da ottobre a novembre, quindi 2 mesi. Ancora di più, quest'anno, proprio per alzare l'asticella della qualità, abbiamo deciso di abbinare quello che è il piatto principe, diciamo, della tradizione marinara fanese alla Fano Gastronomica, il progetto del Comune di Fano in cui si tende a promuovere appunto tutti i piatti della marineria fanese. Infatti durante le serate speciali, che sono 32, perché quest'anno abbiamo anche un record di partecipazione dei ristoranti, non solo si potrà gustare e votare il brodetto, ma anche come antipasto primo avere a disposizione un altro piatto della tradizione marinara. E come si identificano i ristoranti e quali sono i prezzi? Non ci siamo sentiti di imporre un prezzo, perché comunque con il prodotto fresco, con l'aumento delle materie prime, era difficile cercare di abbinare il discorso qualità al discorso prezzo. Naturalmente abbiamo concordato di non avere dei ricarichi eccessivi proprio per promuovere la zuppa, però abbiamo deciso allo stesso tempo di non imporre nessun prezzo, perché la prerogativa è quella di portare a tavola un prodotto fresco e di qualità. In momenti così difficili dal punto di vista economico, con una notevole ridotta capacità di spesa delle famiglie, quindi minori introiti per le attività commerciali, è molto importante cercare di creare questa tipologia di manifestazione, perché in un qualche modo, oltre a promuovere i prodotti del territorio, le particolarità del territorio fanese, e stiamo parlando di Brodetto, possono sicuramente cercare di creare economie anche agli esercenti, a tutta la filiera del commercio e al turismo. Possono essere dei prodotti importanti che possono sviluppare tutto il turismo, non solo in Italia, ma anche all'estero. Estero su cui puntiamo molto, perché cerchiamo in qualche modo di creare dei flussi turistici nella regione Marche.